Abbiamo preso un impegno con Pordenone Più Facile e con i laboratori che si sono svolti di mantenere il percorso attivo nel mentre si passano le varie fasi di stesura del piano regolatore. E come appunto avevamo promesso, a seguito dell'approvazione in Consiglio Comunale che si è tenuta lunedì scorso 7 aprile della delibera di direttive, siamo qui a descrivere quello che è lo stato di attuazione del piano, a che punto siamo arrivati e come le direttive hanno fatto loro e contengono indirizzi che erano emersi dal percorso laboratoriale di Pordenone Più Facile. Quella che io vi presenterò stasera è la stessa presentazione del Consiglio Comunale, quindi vedrete gli stessi documenti che hanno visto i consiglieri quando appunto in Consiglio lunedì scorso poi si è approdati alla votazione delle direttive. Sarò un po' più rapida di come sono stata in Consiglio, perché mi dicono che il Consiglio è durato un'ora e un quarto, invece cercherò di non farvi del male, anche perché ci sono degli altri momenti previsti questa sera. Beh, innanzitutto abbiamo iniziato dicendo che cos'era un piano regolatore, lo sappiamo perché il percorso di Pordenone Più Facile aveva già affrontato questo tema, e lo strumento di pianificazione del territorio definisce lo sviluppo che il territorio deve avere, uno sviluppo sia di popolazione che dal punto di vista economico. Quando parliamo di sviluppo non intendiamo il termine un aumento, ma uno sviluppo, una crescita, una modificazione. Questa modificazione deve essere pianificata e quindi fornisce le linee guida sia per gli interventi privati che per quelli pubblici. Per quanto riguarda invece il documento di direttiva, questo non è il progetto. Il progetto viene dal momento in cui, anzi, la strutturazione, la costruzione del progetto viene dal momento in cui si vota la delibera di direttive, che è l'indirizzo politico che il Consiglio Comunale dà, e lo dà ai professionisti in modo che sappiano dove la città vuole andare da qui ai prossimi 15-20 anni, perché il piano regolatore è uno strumento previsionale che dice quindi l'idea che noi abbiamo di costruzione della città, di crescita della città, e lo fa dando degli indirizzi politici. Quindi quelli che noi siamo andati a votare, cioè che ha votato il Consiglio Comunale, sono state le idee politiche, le idee guida che dovranno accompagnare e ai quali i professionisti dovranno trovare le soluzioni e le modalità di attuazione al fine di raggiungere quella che è l'idea di città per i prossimi anni. Il piano regolatore quindi è in questa fase, abbiamo votato le direttive, ora da questo momento i professionisti hanno 140 giorni per presentare la proposta, le varie proposte di piano, per andare poi in approvazione in adozione in Consiglio Comunale entro fine anno. Il prossimo anno poi ci saranno le osservazioni eccetera, e quindi rendere attuativo durante il 2015 il piano regolatore stesso. E come abbiamo costruito il documento di direttive? È la sommatoria dei lavori che abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto il testo unico, che era il risultato di tutti i laboratori di Pordenone Più Facile, delle risultanze dello studio socio-economico del territorio, delle analisi dello stato di attuazione del piano e degli strumenti ambientali. Il testo unico è stato consegnato ai professionisti, i professionisti hanno integrato il testo unico producendo il documento di sintesi che è esposto nella stanzetta qui a fianco, e da lì e quindi dalla sommatoria di tutti questi materiali ne sono scaturite le direttive politiche per la gestione del territorio. Il metodo, con quale metodo verrà costruito il piano regolatore? Verrà costruito con il metodo degli scenari, nel senso che, a differenza delle modalità classiche, sarà compito dei professionisti, sulla base delle direttive, costruire degli scenari che siano tutti veritieri, plausibili e misurabili, e sulla base dei quali, della modulazione delle quali, la maggioranza, il Consiglio Comunale e Pordenone Più Facile, cioè i cittadini che vorranno partecipare, potranno strutturare la loro idea e costruire la loro idea di città. Quindi stiamo passando da una modalità di costruzione
più intuitiva ad una scelta scientifica di costruzione del piano regolatore, immaginando che questo possa essere misurabile negli effetti e nel raggiungimento di obiettivi. E quindi le direttive che danno l'indirizzo politico diventano fondamentali. Il primo elemento che è stato identificato nel documento delle direttive sono state le invarianti del piano. Che cosa sono per noi le invarianti? Le invarianti sono gli elementi dai quali noi non vogliamo più prescindere, come collettività li consideriamo insormontabili, nel senso questi sono e questi, qualsiasi scenario si andrà a definire, qualsiasi costruzione di piano faremo, questi dovranno essere garantiti in modo più o meno vincolistico, ma questi dovranno essere garantiti. E per noi le invarianti sono l'aumento della sicurezza del sistema urbano, la salvaguardia ambientale, il contenimento del consumo di suolo e la cooperazione sovracomunale. Naturalmente di ogni invariante noi abbiamo indicato delle criticità e delle opportunità che vogliamo vengano garantite. Se si parla di territorio più sicuro non possiamo prescindere dal fatto che la sicurezza è data da molteplici aspetti, dagli aspetti fisici del territorio. Siamo un territorio a rischio idrogeologico, il 53% del nostro territorio è soggettato a un vincolo di sicurezza idrogeologica, modulato in modo diverso, ma più della metà del nostro territorio è a rischio. Siamo in un territorio sismico. E quindi con questi ci dovremmo confrontare e quindi dovremmo prendere delle decisioni che magari saranno, che molto plausibilmente, che sicuramente saranno in linea completamente diverse rispetto a scelte che sono state prese in passato. Ma la sicurezza è anche la sicurezza ambientale dettata dalle presenze di attività industriali che possono essere insalubri per il territorio. Su questo settore abbiamo una normativa che ci tutela, ma abbiamo anche l'insicurezza che come cittadini possiamo sentire nello spazio sociale, che quindi va riprogettato e pensato in modo che risulti fruibile e risulti luogo di aggregazione grazie anche alla progettazione e alle finalità del piano, per aumentare l'inclusione e ridurre le sensazioni di chiusura che si possono avere. Se parliamo di salvaguardia ambientale, dall'analisi che avete anche potuto vedere si può notare come il territorio di Pordenone sia un territorio in gran parte urbanizzato, il 59% del nostro 57 o 59? 59, non ricordavo giusto. Il 59% del territorio è urbanizzato. Quando parliamo di urbanizzato non intendiamo solo le case, intendiamo le case, i servizi, le strade, le parti produttive, però è una gran parte del nostro territorio. Questo fa sì che la parte ambientale sia una parte debole, che per molti anni nelle pianificazioni è stato un elemento di risulta più che un asse di sviluppo importante per il territorio. In questo l'opportunità è quella di cambiare ottica e di considerare invece che la tutela delle aree non costruite diventi uno degli elementi fondamentali, come lo deve diventare la riduzione o il contenimento del consumo di suolo. Dobbiamo andare a pensare qual è la pressione che la parte antropizzata ha sul nostro territorio agricolo. In un convegno poco tempo fa sono state mostrate delle diapositive molto interessanti sul disegno di limite delle città italiane rispetto alle città europee. La nostra regione, poi il Veneto vicino, hanno questa caratteristica della città diffusa, che è una città frammentata, una città dove il bordo tra il limite tra costruito e campagna non esiste più, è ormai fragile, debole. Ecco, questi bordi vanno ridisegnati, vanno definiti, vanno protetti, perché la campagna e la parte paesaggistica, naturalistica debbono diventare un valore per il territorio, non un elemento di risulta. D'altro canto abbiamo, e questo ce lo danno i nostri rapporti ambientali, un impoverimento della nostra parte ambientale che invece, e del contenuto ecosistemico, che invece va potenziato iniziando delle politiche che vedono l'ambiente non, e il territorio non costruito non come un territorio di minor valore, ma un territorio che ha un valore fondamentale per la sostenibilità, per il nostro vivere sulla terra, e di conseguenza debba essere preservato.
Sempre in variante sono le politiche di minor consumo di suolo, che non devono essere viste come una riduzione dell'opportunità di crescita della città, debbono essere viste come politiche finalizzate ad una rigenerazione di ciò che abbiamo. Le nostre sono, la nostra è una città costruita, consolidata, che però per tanti aspetti non ci piace, ha tutta la potenzialità di essere ripensata e rimessa in discussione. In che modo? Il modo li troveremo e li vedremo con gli scenari che ci individueranno delle possibilità di intervento e ci aiuteranno a scegliere quella che è la compatibilità tra l'intervento, i lati positivi e i tempi di attuazione dello stesso. E certo è che il trasformare il territorio costruito deve essere una delle finalità fondamentali del nostro piano. E alla fine, tra le invarianti, abbiamo messo la cooperazione sovracomunale. Fino a poco tempo fa i piani erano disegnati con il bordo, l'area zonizzata della città e il bianco intorno, bianco inquietante perché il bianco erano gli altri comuni, non erano assenza di territorio. Beh, questo non ce lo possiamo più permettere. Queste sono cose in questo momento ancora difficili da fare perché non c'è una cultura di progettazione partecipata e condivisa tra le amministrazioni locali. Ciò non toglie che non ci si possa, che ci si possa esimere dal tentativo di farla e quindi di diventare propositivi. Anche su questo asse noi pensiamo di adottare due dinamiche diverse a seconda dei territori che abbiamo e quindi andare ad una scala di zonizzazione, quindi di definizione puntuale, con i comuni di Porcia e di Cordenonse che ci sono attaccati e che vogliamo coinvolgere come condivisione dei principi, e invece con un ragionamento di vasta scala con gli altri comuni che hanno tra il costruito di Pordenone e il loro una fascia ambientale o naturale di una certa dimensione, con i quali però è importante ragionare su assi, sistemi di collegamento, allocazione dei servizi di interesse sovracomunale, relazioni che ci possono essere, le relazioni ambientali che vanno messe in conto con una dinamica e con una mentalità diversa rispetto a quella di oggi. E con questo abbiamo concluso quelle che sono le invarianti, cioè i principi. In commissione urbanistica a un certo punto, per spiegarsi, ho detto è come il piatto di pasta asciutta per gli italiani. Sembra che noi italiani quando si va all'estero, se non mangiamo il piatto di spaghetti, ci manca. Ecco, le invarianti sono queste, non possiamo più prescindere da questo. Per orientarci però lo faremo attraverso due macro indirizzi che sono il risparmio delle risorse e la valorizzazione delle energie della città. Cosa intendiamo con questo? Quella che è la situazione che viviamo ci porta a dover razionalizzare quelle che sono le risorse dei nostri territori, aumentare l'efficienza, ridurre i costi e adeguare quindi le infrastrutture che noi abbiamo alle nostre esigenze, immaginare in modo diverso gli oneri di urbanizzazione e soprattutto limitare tutti quegli interventi che portano ad uno spreco della risorsa pubblica, perché la risorsa pubblica è minore adesso ma sarà sempre minore e andrà utilizzata con una maggiore oculatezza. D'altro canto però vorremmo anche con questo piano far sì che l'energia diventi un asse preponderante della nostra pianificazione e anche un'occasione di sviluppo, perché come dice l'architetto Giuliani, le nostre città si possono immaginare come delle enormi petroliere piene di buchi dalle quali l'energia fuoriesce e quindi la sprechiamo, non siamo capaci di metterla a sistema. Questo sistema può diventare una fonte economicamente interessante per noi, un incentivo per farci vivere meglio e costruire meglio, ma trovare all'interno di queste modalità anche delle possibilità effettive di promuovere una diversa politica del territorio. Naturalmente come energia non consideriamo solo l'energia in senso classico, ma le energie della città sono anche quelle sociali che vanno considerate come uno degli elementi fondamentali con cui confrontarsi nella progettazione. E sempre per essere veloce e rapida, quello che poi andrà effettivamente a modulare gli scenari saranno le possibilità di declinare gli indirizzi. Come indirizzi ne abbiamo identificati 6: il rafforzamento del sistema dei servizi, il rafforzamento del sistema produttivo, la capacità attrattiva del sistema urbano, la rigenerazione urbana, la valorizzazione del sistema ambientale,
e la valorizzazione del potenziale ecosistemico. Se noi ci poniamo la finalità di essere attrattivi, cioè diventare una città che riesce a portare cittadini, lavoratori, attività produttive, lo dobbiamo fare offrendo qualche cosa a chi viene qui. E quello che vi possiamo offrire, che vi dobbiamo offrire e dobbiamo offrirlo anche a chi risiede già qui, è una qualità di vita buona. Questo lo possiamo fare attraverso, ad esempio, la distribuzione dei servizi sul territorio, ma lo possiamo anche fare immaginandoci di aumentare quelli che sono i servizi che la città può offrire. Ad oggi per noi il servizio è quello definito dalla legge, che sono i servizi che l'amministrazione dà al cittadino, sono servizi per i quali dobbiamo rispondere per standard urbanistici, ma nulla vieta che noi ci si faccia venire in mente un modo di vivere la città diverso, dove il cittadino stesso diventa interlocutore e proponente servizi che vengono però anche ragionati con l'amministrazione, che diventa garante della qualità del servizio che viene erogato. In fondo questo risponde a quello che è il salto di qualità che dovranno fare le amministrazioni nei prossimi anni, dove da erogatore di servizi diventeranno gestori e vettori di distribuzione. E questo lo possiamo fare sia cambiando la mentalità e gli obiettivi della pubblica amministrazione da un lato, che dando quelle opportunità alla città in modo diffuso di far questo con semplicità, perché una delle cose che più vincola la possibilità di cambiamento che la nostra città ha è proprio la rigidità, ad esempio ad oggi, dello strumento urbanistico o delle zonizzazioni o delle destinazioni, che non sono più in grado di rispondere alla richiesta temporanea che la città ha di cambiare per rimanere al passo con quelli che sono obiettivi in divenire. Siamo passati da una urbanistica ed una concezione di città che era molto rigida e strutturata ad una società che è diversa, che ci chiede di saperla ascoltare passo a passo e di essere in linea con quelle che sono le richieste e le pulsioni, e di conseguenza anche lo strumento urbanistico dovrà essere in grado di accettare questo e accoglierlo per rispondere a quelle che sono le esigenze dei propri residenti. Questo non lo faremo solo guardando il piano regolatore, ma anche in relazione con gli altri strumenti urbanistici di pianificazione che si stanno proprio redigendo in questo periodo. E questo è un momento importante per la città, perché c'è una coerenza di pianificazione che vede il piano regolatore, il piano della mobilità sostenibile, il piano energetico e il piano della zonizzazione acustica, tutti in fase di stesura. E quindi abbiamo l'occasione di rendere tutta questa programmazione coerente nelle sue varie parti. In fondo il discorso che il sindaco ha fatto concludendo il consiglio comunale è stato quello del constatando la difficoltà economica nella quale noi ci troviamo in questo momento, l'obiettivo nostro deve essere quello del pianificare in modo da essere pronti a ripartire nel momento in cui gli indicatori tornano ad essere positivi, e quello è il lavoro che noi ci stiamo ponendo in questo momento. Quando noi pensiamo di essere attrattivi nei confronti dei nostri concittadini, immaginando diverse modalità di erogazione del servizio, pensiamo che servizio diventi anche il diritto all'abitare. Ad oggi si è modificata la composizione e la risposta sociale della nostra comunità. Ciò che era a livello di povertà, quello che era la risposta che poteva dare l'ATER fino a poco tempo fa, è completamente cambiata. A parte il fatto che l'ATER vede una contrazione nelle possibilità di investimento importante, e quindi ci sono liste di attesa di 1000 persone che attendono la casa dall'ATER ad oggi, quello che una volta appunto era la fascia che si rivolgeva all'ATER oggi si è ampliata o si è modificata. La zona grigia, quella che poteva essere identificata come una piccola media borghesia, adesso è più vicino al livello della povertà piuttosto che al livello della tranquillità nel trovare la risposta abitativa coerente. Quindi qui bisognerà immaginare e mettere in atto nel piano degli strumenti diversi, che possono essere quelli del social housing, dell'abitare sociale, cioè di altri sistemi che vedano
il risiedere insieme all'erogazione di servizi e a fare rete sociale. Vado veloce perché sennò sforo, mi fanno i segni, quindi. Il sistema produttivo trova ugualmente risposte in queste modalità, che puntano però anche molto alla qualità dell'abitare e della definizione sia dello spazio pubblico che dell'edificio e dello spazio costruito, che va ripensato e va definito con altri standard. E quindi questo ha come asse fondamentale quello della rigenerazione urbana, che sarà la vera sfida che noi ci affrontiamo a giocarci, quello del ripensare gli spazi e gli edifici per andare anche a modificare in modo sensibile alcune parti dell'ambiente. Gli ultimi due elementi sono quelli della parte ambientale, che passano da una situazione di risulta, come lo è stato spesso nelle pianificazioni negli anni passati, dove ciò che non era costruito era agricolo, e lì si concludeva in molti piani la pianificazione, a ciò che non è costruito è potenziale ecosistemico, cioè qualità per la città. Questo forse è un ragionamento che, più che a livello locale, dove come dicevo prima il 59% del territorio è già urbanizzato, è un ragionamento da fare a livello sovracomunale, perché i territori intorno a noi hanno caratteristiche molto diverse. Però ancora non siamo abituati ad un'ottica nel quale il territorio non occupato, non costruito, è un valore. E questo sarà un processo che noi vogliamo iniziare a mettere in atto, un ragionamento che noi vogliamo iniziare con i comuni compartecipi al piano e i limitrofi, proprio per far risaltare questo elemento che è figlio di un'ottica e di una modalità di pianificare degli ultimi anni diversa, ma non può che essere una delle strade fondamentali per rimaginare le nostre città. E per andare a cercare all'interno del nostro tessuto una qualità ambientale anche nei piccoli spazi pubblici che noi abbiamo, o negli spazi del verde privato, che a volte vengono vissuti ancora con un modello che forse è superato rispetto a come noi oggi sentiamo la necessità di vivere la città, ma ampliando anche il ragionamento e coinvolgendo quelli che sono i territori, appunto, come dicevo prima, lì. Per far questo noi abbiamo deciso, insieme alle direttive, di applicare quello che è un articolo previsto dalla legge regionale vigente, che a differenza delle altre norme italiane prevede, in quanto noi siamo regione a statuto speciale, prevede la possibilità di mettere delle normative di salvaguardia. Le salvaguardie devono essere incardinate rispetto a quelli che sono i contenuti della delibera di direttiva e quindi devono essere coerenti con essi. Hanno una durata limitata per legge, durano per un massimo di 2 anni, dice la norma, e in ogni caso dal momento di approvazione della delibera di direttive, cioè da lunedì scorso, a quando noi porteremo in consiglio comunale la adozione del piano regolatore, che noi speriamo essere a fine anno. E lo dico guardando i professionisti, perché lo dobbiamo fare. Ok. Come abbiamo pensato di usare lo strumento delle direttive, che possono essere applicate con la finalità di sospendere quella parte di previsione del piano che, se attuata nel periodo di redazione del piano stesso, potrebbe inficiare il piano e il risultato. Abbiamo pensato di adottarla relativamente a 2 situazioni. Primo, quello della sicurezza. E per noi la sicurezza, fondamentalmente in questa fase, è la sicurezza idrogeologica. Di conseguenza noi abbiamo uno strumento che si chiama PILE, che è un acronimo di una roba difficilissima, che è il Piano di Sicurezza Idrogeologica del Bacino Livenza. Il PILE dice che nel nostro territorio noi abbiamo 3 fasce di rischio. Abbiamo la zona F, che vuol dire fluviale, cioè è alveo di fiume,
la zona P2 che ha moderata a media pericolosità idraulica, la zona P1 che ha moderata pericolosità idraulica. La zona F già il PAIL la prevede con una limitazione totale sull'edificabilità, in pratica dice che ciò che c'è rimane ma non puoi fare null'altro, e naturalmente noi accogliamo questo all'interno della direttive e delle salvaguardie. In pratica è tutta l'area tra il bordo a sud, tra il bordo azzurro che sono i nostri due fiumi e il bordo verde. Le zone gialle sono le zone edificabili per le quali viene sospesa la possibilità di nuova costruzione. Abbiamo in più aggiunto le zone P2 che sono quelle a media pericolosità idraulica, dove siccome si può costruire ma con una serie di sicurezze che vengono indicate, pensiamo sia opportuno in questa fase sospendere le nuove edificazioni per capire quale sarà la vera modalità di messa in sicurezza della comunità, perché poi le zone esondabili sono un problema non solo per chi ci vive ma per tutti. Queste zonizzazioni in queste zone vengono sospese per tutte le categorie del piano comunale. Nel resto del territorio invece prevediamo due modalità di salvaguardia. La prima prevede che le zone a vocazione prevalentemente residenziali, però di una dimensione abbastanza rilevante, e quindi si definiscono ad attuazione indiretta, vedano una riduzione della volumetria attuale del 30%. Questo perché l'abbiamo fatto? Questo schemetto dovrebbe aiutarci. Noi a un certo punto, per incentivare a costruire bene, quindi a costruire in qualità energetica congrua con quelle che sono le tendenze del mercato, avevamo dato degli incrementi volumetrici ed economici. Da quando ci sono stati questi incrementi, noi abbiamo visto che la qualità del costruito è molto aumentata, e abbiamo anche valutato qual è l'incidenza che questi incrementi volumetrici hanno sulla volumetria espressa dal piano, constatando che si aggira intorno al 30%. Allora, l'operazione che abbiamo fatto in questa fase è stata questa: noi riduciamo del 30% il volume espresso dal piano, in modo che chi costruisce bene in classe A, ma questo poi lo definiremo bene nel piano regolatore, come con che modello si dovrà andare a costruire, riesce a costruire la volumetria presente sul piano, non in più, riesce a raggiungere quella. Chi costruisce male costruisce di meno. Quindi in ogni caso, siccome è un periodo ristretto, è una salvaguardia, è una sospensione, per ora chi sta all'interno della città e vuole fare questi interventi, diciamo tu fai quello che prevede il piano regolatore, però lo riesci a fare solo se lo fai dal punto di vista energetico bene. Quindi rimangono gli incentivi perché viene ridotta la cubatura. Per tutte invece le zone grandi ad attuazione indiretta, che quindi prevedono uno strumento urbanistico specifico, esterne all'ambito urbanizzato, cioè laddove noi abbiamo già portato sottoservizi eccetera, lì noi prevediamo nel periodo di stesura del piano regolatore la sospensione dell'attività, e lo facciamo sia per la vocazione residenziale che per la vocazione direzionale che commerciale. Questo l'abbiamo sostenuto e lo sosteniamo con il presupposto che laddove si va a costruire fuori dalla parte già urbanizzata della città, ci sarebbe una, da qui a quando viene fatto l'intervento, una richiesta di previsione di spesa pubblica per portare i sottoservizi, cioè l'acquedotto, la fognatura, l'illuminazione pubblica, eccetera, che non sono adesso nel nostro piano, nel nostro bilancio, che non sono economicamente sostenibili per l'amministrazione. Quindi quelle parti
oltre al fatto di non esserci indicatori che ci portino a dire che stiamo aumentando e che c'è quindi bisogno ancora di esempio di residenza, oltre al fatto che abbiamo già 2000 case sfitte all'interno della città, oltre a questo sarebbe anche un costo per la collettività non sostenibile, quindi per ora li sospendiamo. Tutte queste aree sono quelle che noi potremmo mettere in gioco nel momento in cui andiamo a costruire un piano con i presupposti che abbiamo contenuto e descritto nelle direttive, cioè il contenimento dell'uso del suolo, l'attenzione alla salvaguardia ambientale, la sicurezza del nostro territorio e un'ottica sovracomunale delle nostre progettazioni.